Che tempo non aspetti tempo, e questo è il monito da Terni Est per il campionato di Serie C. È tempo di iniziare a correre, è tempo di iniziare a far punti per Maroso e Rosco. Un saluto a Marco Rompietti, prepariamoci ad assistere a una grande sfida con lo spettacolo della Serie C del Terni League. Mi si mette il lancio su Ferro, che controlla in aria, si gira subito un guizzo da parte di Ferro. Break di Peppucci, la mette al centro con questa conclusione da parte di Romani. Sale Rocco Malafoglia, occhio il suo break, il numero 4, Malafoglia, dribbling, insiste, va col mancino, ancora Nico Romani. Che resiste Peppucci, gran numero, ancora il numero 7, Peppucci mette il turbo, alto dribbling, fino in fondo e conclude poi fuori. Sì, è lo spazio di questa conclusione da parte di Massarucci, la risposta di Romani dopo ancora deviazione. Occhio Esposito in mezzo, palla per Ferro invece che va con il destro, si allunga bene Ferro in corner. La gioca su Peppucci, anche lui è rientrato in campo dopo il cambio di scarpe, palla ancora su Giuggi, Mancino e Romani. Insiste ancora Giuggi, entra in area Giuggi fino in fondo, ancora una volta Romani a negare la gioia al gol a Maroso che sta premendo. Poi c'è ancora spazio nuovamente per Massarucci, chiuso l'Esposito un po' molle, allora arriva Peppucci, la parata ancora una volta, Nico Romani, doppio intervento. Esposito, ma è molle il Rosco in questa ripartenza, la Maroso ci crede, Giurgi, calcia Giurgi e alla fine i tentativi dei biancoverdi vengono premiati, i loro sforzi con Giurgi che è stato molto bene in partita. Al minuto 23 arriva il gol che sblocca la contesa con Giurgi, bravo con questo sinistro radente a battere un fin qui insuperabile Romani ed è 1-0 Maroso. Finta di corpo di Giurgi che avanza, scocca il mancino, altra bella giocata di Claudio Giurgi. Massarucci ha un break numero 5, poi inventa un gran pallone sull'inserimento di Malafoglia, Malafoglia ancora Romani. Finisce qui il primo tempo, vince fin qui il Maroso, lo fa con assoluto merito anche perché se il Rosco è in gara lo deve soprattutto al suo portiere Romani, Rosco che ha bisogno di un'iniezione di fiducia diversa. Ancora Bartolucci, bella invenzione su Ferro che è tutto solo e la bellissima risposta di Davide Ferri. Cerca Falocco, si gira Falocco in area, Falocco ancora Ferri e poi la conclusione di Alessandro Ferro termina fuori, gran giocata di Matteo Falocco ma ancora Davide Ferri, classe 99, si supera e a cercare Peppucci, il palleggio, Peppucci passa, una giocata meravigliosa di Peppucci, è 2-0 Maroso con una grandissima giocata individuale, Roberto Peppucci è riuscito a liberarsi a marcatore degli avversari e nel momento in cui sembrava tutto più difficile per la Maroso, tutto migliore per il Rosco, arriva il gol che gela gli entusiasmi viola, 2-0 a Terni Est con Peppucci. Massarucci cerca il break numero 5, Massarucci calcia la parata in due tempi di Romani, non reattivo nel primo tentativo di Massarucci ma strepitoso nel secondo. Occhio a Peppucci che recupera questo pallone, messo male il Rosco, Peppucci ne approfitta, va col destro, ancora Nico Romani. Falocco, guizzo, calcia sull'esterno della rete, subendo anche il contatto che è anche il quinto, non si può dire nulla, Matteo Falocco ci sta provando in tutti i modi, il leader spirituale di questa squadra a caricare sulle spalle il gruppo. Il rimpallo fuorisce Esposito, ancora una volta Ferri. Esposito, ancora Luca Bartolucci dentro, Falocco, contratto in area, protesta la panchina qui del Rosco, voleva un contatto tra Sabatini e Falocco, giudicato regolare. Altro numero di Peppucci e soltanto Romani a dire di no. Peppucci comunque ha delle giocate in un set veramente molto interessanti, che a break del giovane Massarucci che riesce anche a resistere alla carica avversaria, il tocco è su Sabatini che si divora la chance del 3-0. Falocco toccato e stavolta sì, c'è il sesto fallo del tiro libero, evitabile il fallo da parte del giocatore Amaroso perché insomma è una zona di zona difensiva, c'era forse bisogno di un'occasione del genere per il Rosco, l'occasione è sui piedi di Sassà Esposito, parte il numero 9, Esposito, pallone in buca, serviva questo al Rosco, un episodio, l'ha trovato Falocco subendo il fallo, l'ha trovato e l'ha cercato, ottenuto capitano Esposito con questa puntata per fare il portiere, 2-1 e mancano 4 minuti. A sua volta un pallone un po' killer, lo mette a terra comunque Massarucci col tacco, gran giocata del giovane Massarucci, alto dribbling, tutto regolare, non c'è fallo, allora pallone verso Esposito, Esposito mette a terra il portiere, Esposito! Incredibile, al minuto 24 arriva la doppietta di capitano Esposito e arriva il gol del 2-2, il Rosco per via al pari in un finale incredibile. Si lamenta la panchina della Maroso per un contatto precedente, andiamo a rivedere con la lente di ingrandimento, fatto sta che il direttore di gara dice che si può proseguire e poi Esposito è chirurgico, 2-2.
Ferro toccato duro ed è tiro libero. Un'ingenuità di Massarucci clamorosa in questo caso. Esposito contro Ferri. Si rinnova il duello. Parte Sassà. Alto. Esposito insiste. Ancora Sassà. Col tacco la riesce a giocare su Falocco, che conclude. E comunque va detto che il Rosco in questo secondo tempo ha giocato veramente una bella partita rispetto a un primo tempo soporifero. Lo controlla, lo gestisce ancora il capitano. Ah, c'è spazio per lui. Esposito avanza, cerca Falocco. Falocco in area di gol e Falocco. Il muro di Massarucci a negare la gioia del gol. Poi c'è questo contatto, un contrasto. Non c'è fallo. Falocco conclude, si beccano Falocco e Pepucci in questo finale. Ma l'azione è ancora finita con Esposito che mette dentro. Succede un po' di tutto veramente in un finale concitato. Pepucci va col destro Romani in due tempi. Poi la palla gli scivola, la prende con le mani ed è fuori dall'area ed è clamorosamente calcio di punizione al limite e ammonizione per Romani. Incredibile svolta di match a tempo scaduto. Azione che si taglia con il coltello, è un rigore con la barriera a tutti gli effetti. C'è un muro umano sulla porta, Pepucci pronto a scardinarlo. Occhio però al giocatore a Massarucci sul secondo palo. Il tiro di Pepucci sulla barriera, non c'è più tempo, finisce qui a Terni Est 2-2. Il Amoroso dilapida, due gol di vantaggio, Sassà Esposito la ripresa. È un punto che smuove la classifica del Rosco, è un punto però che non dona grandi prospettive in questo momento alla classifica di queste due squadre che rimangono nei bassi fondi. Sicuramente li rivedremo impelagate nella lotta per la Mitropa Cup. Due partite, è bello questo abbraccio finale, insomma vi siete rispettati, vi siete sfidati un po' alla distanza. Sì, è stato un bello partito, ci siamo divertiti. Senti, Nico, primo tempo dove hai dovuto fare gli straordinari? Perché il primo tempo c'è stata soltanto una squadra in campo che è l'Amoroso. Sì, loro hanno attaccato su tutti i fronti, abbiamo cercato di difenderci al meglio delle nostre possibilità. Ci siamo riusciti, poi loro sono passati in vantaggio e va bene così. Davide, senti, che cosa vi è mancato stasera? Perché la sensazione è che come uscito dal campo Malafoglia avete perso un po' di verve, un po' di gamba. Di grinta, sì, è vero, forse quando lui è uscito abbiamo perso un po' di quella grinta che lui ci dava, però dopo il sesto fallo purtroppo c'è il tiro libero e lì ci hanno fatto il primo gol. Successivamente c'è pure un calo di testa, Beh, come il tuo dirimpettaglio è stato fondamentale nel primo tempo, anche tu hai dovuto fare due o tre interventi prima del tiro libero molto importanti a dire di no. E, senti, è un primo debutto per te in questo Terni League, comunque come trovi l'Amoroso all'interno del Terni League? L'Amoroso è una squadra che fondamentalmente merita, dai, no? Merita tanto e siamo tutti quanti un bel gruppo, ci divertiamo sempre e speriamo anche di vincerlo, insomma. L'obiettivo adesso deve essere concentrarsi in funzione della seconda parte di questo campionato con la Mitropa Cup? Sì, per noi la Mitropa Cup, anche perché noi puntiamo a divertirci, non puntiamo alla vittoria, siamo una squadra basata sull'amicizia e niente, noi puntiamo a questo, puntiamo a divertirci. Invece Davide, tu vuoi alzare un pochino l'asticella, pensi che questa Amoroso non meriti la posizione attuale di classifica? No, è una squadra che merita a tutti gli effetti di stare tra i primi. Cercheremo di migliorare il più possibile fino a raggiungere quei risultati, insomma.